Parto da un po' indietro, dal 1994, perché la mia esperienza con gli architetti comincia nel 94, entrando nel Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Torino. E quindi passo da una realtà che allora era di 3.500 architetti iscritti all'ordine. Mi sono interessato agli architetti, mi sono innamorato degli architetti, della professione e del lavoro degli architetti e sono arrivato al Consiglio Nazionale. Con il Consiglio Nazionale ho diretto la rivista L'Architetto, ma soprattutto ho seguito due congressi nazionali e nel Congresso Nazionale di Bari ho svolto un'indagine con l'Abacus su gli architetti in Italia, gli architetti e l'architettura in Italia. Era un'indagine popolare, era un'indagine telefonica, ma poi abbiamo realizzato anche un video con i giornalisti di Report, quelli di Rai 3, la Gabanelli. Che cosa veniva fuori da questa indagine? Veniva fuori che nella vita, nonostante il grande numero degli architetti italiani, nella vita non necessariamente incontri un architetto o hai bisogno di un architetto, hai bisogno di un medico, hai bisogno del farmacista, del commercialista, del notaio, dell'avvocato, ma puoi passare tutta la tua vita senza incontrare un architetto. Allora come conosce la gente gli architetti? In realtà c'è qualcuno che gli spiega che cosa fa un architetto. Allora, perché hai un parente, sono 150.000 ormai gli architetti in Italia, allora c'è sempre un parente architetto e qualcuno ti spiega che cosa fa lui per l'architettura. Le riviste le leggono solamente gli architetti, se le leggono tra di loro, sono incestuose, come dice Botta. Chi è che spiega che cosa? La televisione, ci sono. Fino a pochi anni fa c'erano pochissime trasmissioni che parlavano di architettura o che spiegavano qual era la professione di un architetto. Cioè c'è un gap informativo. Io mi sono sempre dedicato con le mie attività ad andare a coprire questo gap informativo. Nella mia strada c'è stata quindi, diciamo, la collaborazione con delle testate giornalistiche, con delle riviste specializzate e poi ho capito che il video comunque era la strada che è principale per poter comunicare. Ecco, poi ho creato ArchiWorld TV, che era la prima video rivista di architettura sul web. Pensate che l'ho creata circa un anno prima della comparsa di YouTube, sembra archeologia, ma è così. Quindi i filmati erano in real player, ecco, tanto per chi ne sa che cosa vuol dire. Questa attività di informazione è continuata, questa rivista oggi si è evoluta e è arrivata a una pagina di Facebook, quindi è sbarcata sui social media. Abbiamo 37.000 fan e quindi un numero diciamo sufficiente per misurare anche la temperatura di quello che avviene dell'architettura, naturalmente non in Italia ma nel mondo, perché ormai tutto questo è globale. La ricerca è proseguita e si è indirizzata verso un taglio che noi crediamo essere nuovo, che è quella del cinema, perché insieme al web, che è il grande veicolo internazionale al quale tutti accedono, il cinema lo è sempre stato, lo è da 100 anni. Nel senso che nel cinema, appunto nei suoi 100 anni di vita, si vede e si trasferisce attraverso rassegne, attraverso le trasmissioni televisive, le sale cinematografiche in tutto il mondo. E all'interno del cinema siamo andati a cercare dove la professione dell'architetto è presente, cioè quindi dove l'architetto o è protagonista o è coprotagonista della storia. Questo ha portato a individuare circa 1200 film dal 1905 fino ai giorni nostri. Ai giorni nostri dico perché la differenza
tra quello che abbiamo presentato qui a Camerino l'anno scorso e quello che abbiamo presentiamo quest'anno sono circa 40 film che in un anno sono stati realizzati con storie di architetti. Questo è per rispondere a quel famoso gap informativo, cosa fa l'architetto. Il più delle volte cosa fa l'architetto te lo dice il cinema. E al di là della banalità dei film più famosi, da Fountainhead in poi, quindi dagli anni 50 e in poi, c'è stato un modo tutto particolare di spiegare la professione, e oggi il cinema la fotografa in maniera perfetta in tutti i suoi aspetti, vuoi in India, vuoi in Corea, vuoi in Sudafrica, vuoi nella vecchia Europa, vuoi ormai nella vecchia America, perché hanno cominciato 100 anni fa e quindi possono anche loro definirsi vecchia. L'invito è quello di andare a vedere e seguire queste pagine su Facebook per tenersi sempre aggiornati. Noi ogni giorno mettiamo un video di architettura e un nuovo film di questi 1200 che abbiamo raccolto.